Eccomi qua ragazzi, bentornati qua in questo nuovo video di Breakfast. Oggi volevo continuare la carriera, ma mi sono accorto che è stato fatto un aggiornamento e hanno aggiunto la sezione torneo in cui ci sono varie sfide che possono essere delle gare, delle demolizioni, oppure una specie di torneo pazzo in cui bisogna distruggere gli autoavversari con un mezzo, come ad esempio questo bellissimo camion qua. In poche parole queste sfide qua possono essere giornaliere, come possono essere anche mensili, vedete che ogni gara ha la propria scadenza, 11 ore, un giorno è 11 ore, un mese, tutte queste cose qua. Quindi sono varie gare che dopo un po' cambiano e diventano diverse e potete avere vari mezzi. E vi permette di guadagnare punti fama che poi vi servono per acquistare dei mezzi, come ad esempio vedete questo qua. Con 30.000 punti fama io posso prendere questo mezzo e renderlo parte del mio garage. E oppure potete anche fare questi qua, vedete, c'è anche questo e questo. E queste qua sono delle modifiche da quello che vedo, della verniciatura. E poi c'è questa qua che è una modifica estetica che aggiunge le pinne. Poi invece qua c'è stata la roba che verrà fuori più avanti. Quindi oggi direi di provare appunto questa qua con il camion. Ho già provato, il mio punteggio è 50.641, quindi è un po' scarsetto. Vedete che infatti c'è gente che ha fatto molto molto più di me. E quindi oggi proveremo questa qua e consiste nell'utilizzare questo bellissimo camion indistruttibile e tirare sotto la gente che procede nella parte opposta. Adesso vi faccio vedere un attimino. Ecco qua il nostro bestione, grazie di cattiveria, cava che roba. È un mezzo che è immortale, malvagio, tutto quanto, tutto quello che volete, è veramente un mostro. E sono qua mentre le altre auto sono dalla parte opposta, quindi adesso io andando contromano le prendo sotto e le distruggo. E le devasto il primo colpo perché questo camion qua è anche immortale, quindi appena ne brinco una, muore, vedete. Devasto, 200 punti. Ed è proprio distrutta. Spaccato il motore, ha spaccato tutto, date grazie di Madonna. Il problema di questo camion qua è che purtroppo essendo abbastanza grosso e pesante è molto difficile riuscire a controllarlo in curva. Capita molto spesso che andrò a finire addosso a un muretto oppure andrò fuori, ed è questo caso qua così. E non riuscirò a brincare nessuna macchina, e questo vuol dire che il mio moltiplicatore, che infatti in alto è scritto 2x, scenderà e dovrò appunto riprendere sotto delle auto per appunto aumentare questo moltiplicatore qua e fare ancora più punti. Guarda che bella roba, madonna, che disastro. Adesso ogni bacca che prendo sento sul controller la vibrazione, che in poche parole mi segna che sto facendo il macello. A notare anche quando io freno si accendono anche gli occhi del teschio, quindi veramente una figata questo mezzo che mi piace moltissimo. Perché il problema è che fare 30.000 punti fama è un po' un macello, devi fare praticamente tutte quante le sfide, far tutto quanto, madonna che volo, tutto oro, e allora riuscire a fare 30.000 e poter comprare questo mezzo qua appunto per poterlo poi avere come mezzo del proprio parco macchine e utilizzarlo in varie sfide che richiedono appunto mezzi del genere. Ovviamente penso che in altre categorie questo camion qua sia distruttibile perché non penso sia con G invincibile, se no è troppo esagerato. Oh, attenzione, tutto vieni qua. No, ma ne mischia. E vai, preso. Dai, ho ancora 1 minuto e 20 per fare macello. Oh, guarda qua. Bellissimo, questo va bene. Ta, presi. Addio. Vai, vai anche lui. Bene, perfetto. Presi. Dai che forse magari riesco a battere il mio record. Ha battuto il mio record. Sì! L'ha battuto. Evviva, vieni qua. Festeggiamo con te. Ah, no, no, va via di culo il camion. Aiuto? No? Gente che si schianta apposta per non farsi implicare da me, quindi vedete che cattiveria. Dai, no, 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 sto perdendo un sacco di persone. No, 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 gente che posso investire. Guarda, oh, vieni qua. Vabbè, te sei morto. No, ok. Ora sei morto, va bene. Guarda che incartata che gli ho dato. Vieni, no, no, no. Vai, preso. Dai, oh, guarda che bel grumo che c'è qua. Bene, preso anche te. Preso di striscio, ma ti ho fatto sempre danno. Mamma mia. Oh, guarda qua. Ciao. Addio. Addio anche a te. Preso anche a te. No, 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 no. Ogni volta che vado fuori strada perdo tempo perché mi metto a uscire fuori dalla ghiaia che purtroppo mi ostacola. Perché il camion questo qua ha delle gomme da strada, non da fuori strada. Vai, preso. È vero che questo qua l'ho distrutto il primo coperto, era tutto sano. Pum, preso, morto. Dai. Guarda che. Mamma che culo, tutti quanti addosso a me. Beh, avevo un anteriore un pochettino distrutto. Sì. E vai. Sì, beh, voglio raggiungere la salita. Guardate che roba che hanno fatto. 834.000 punti. Vediamo. 87.000. Sono migliorato rispetto a prima. Quindi, perfetto. Sono molto contento di questa cosa qua. Mi
mentre il tutto mi porta ad aumentare anche il mio livello nella categoria carriera e quindi piano piano vado avanti anche con questo, però faccio meno punti secondo me rispetto alla carriera normale. Adesso che invece c'è anche una sfida che riguarda i bumper car, che sarebbero delle, le autosconte praticamente. Lo scopo è di distruggere ovviamente gli avversari, e in questo caso qua gli avversari vengono distrutti al primo colpo. Vedete, qua mi è stato brincato il bronzo, devo distruggere almeno 20 avversari per poter arrivare all'argento. Il che sarà un problema, vedete che infatti i mezzi sono molto piccoli, quindi è tanto difficile riuscire a prenderli giusti giusti. Vedete che infatti sono microbi, ti ho anche mancati. A notare anche l'L, che in teoria in Inghilterra mi pare significhi appunto uno che ha la licenza di guida da poco tempo, quindi è un, diciamo, un neopatentato, mi pare che sia, poi non mi ricordo esattamente. Quindi bellissimo, maledetto, vieni qua. Comunque, guarda, senti che sibilo che fanno. Sembra di essere in mezzo alle mosche, in mezzo alla merda. Dai. Ma questi mezzi qua sono talmente piccolini che è difficile brincarsi tra di noi. Bisogna essere proprio precisi come degli aghi per poter brincare in pieno qualcuno di microscopico. Se mi dessero cose più grosse farei di peggio. E la cosa suona molto male, ma appunto come avete visto prima. Oh, calma, calma. Buono. E Ciccio vuole tornare indietro, non andare su. Bisogna anche beccare gli avversari in retromarcia. Non è mancato uno. Niente, io e questo trabiccolino qua non sono fatti apposta. Ho preso. Devo riuscire a distruggere 8 avversari, anzi 7 avversari per poter guadagnare il bronzo, ma volevo arrivare a 20. Sì, buonanotte. Ma che culo. Ciccio, no, grazie. Madonna, l'ho mancato, ma dai, ma che palle. Odio queste sfide qua, è veramente un disastro. Fatto fuori un avversario, quindi boom, perfetto. Preso anche te, bene, via. Anzi, ok, mezzo preso, si distrugge, quindi posso anche rigenerarmi anche io. Devastato, bene. Guarda che disastri. Dai, tu, vieni qua. Vai, preso, perfetto. Voglio arrivare a 20, però è un macello qua. Non riesci a far tutto, è troppo. No, l'ho schivato saltando, maledizione. Allora, qua, bel frontale. Oh, un frontale, sono riuscito a farlo. Dai, buono, tra piccolino. Vedi, andare dritto e non andare per i cazzi tuoi. Intanto sta vagando senza meta. Preso. Ah, trofeo bronzo, preso. Bene, perfetto. No, l'ho mancato, ma dai, volevo prenderlo. Aio, oh, deve essere stato l'altro. Ed è 20 per arrivare all'argento. E sì, ciao, buonanotte. Per andare sempre in zone molto concentrate di gente, così da fare sempre incidenti. Non che sia un problema, però, guardate che roba. Preso 15, dai, sì, ma purtroppo non mi basta il tempo. Ah, peccato. Ma dai, non è andato proprio tanto male. 15 altri 5 potrò arrivare tranquillamente a 20. E in totale, poi posso anche guadagnare punti, oltre a questi qua ovviamente, ho anche aumentato un pochettino di punti, no, la punti fama niente purtroppo, se arrivassi all'argento allora sì. Mentre poi una gara consiste nel, in questo caso qua, fare un bel ovale e bisogna arrivare primi, se non arrivi primo non prendi il trofeo oro ma prenderai un argento o un bronzo, dipende, ecco. Vediamo se posso fare qualcosa per quanto riguarda le regolazioni, vediamo così se va bene o meno. Ok, allora, siamo 24 avversari, 12 giri, quindi sarà un vero macello riuscire ad arrivare primo. Praticamente ogni volta che supero avversari arrivi a prendere una coppa, che può essere un bronzo, ma ad esempio in questo caso vado ad arrivare a 9 avversari, 8, 6, 5, 4, 3, aia, 3 avversari, 2, 1, 0, madonna, guarda che devasto. 7 per poter vincere la coppa argento, se riesco a sbatterlo in 3 secondi, perché sta macchina qua è incontrollabile da quello che ho visto. Ed è già gente che è leggermente ubriaca. Madonna, è andata via di culo la macchina. Adesso devo battere 3 avversari per poter arrivare all'argento. Dai, cadete di coglione. Via. No, se qua mi butta fuori da questo deficiente. Vai, vai, guarda, guarda. Guarda che infame, guardala. Aia. Dai, altri 2 per arrivare all'argento. Almeno questo. Dai, che forse se la gente si schianta e riesco a passarci come una bici in mezzo. Ed un avversario per arrivare. Madonna. Due avversari per arrivare all'oro. Dai! Che culo! Veramente! Vabbè, sì, più o meno. È una parola arrivare. Sono già a 3 giri e devo superare 3 avversari. Per me che sono avanti da quello che vedo. Sono molto più avanti di me, quindi è un po' un problema riuscire ad arrivare. Vabbè, sono a 600. Perché vedo tizio appeso come un salame sul. Non facciamo domande! Aia, no, non perdere controllo, maledetta, stai in strada.
Ah, ma infatti qua sono anche doppiate, quindi posso anche. Ma non penso se possono, non lo contano purtroppo. Sennò farei un po' di punti. Maledizione. Eccola. La macchina è ancora abbastanza sana. Fa cagare, lo stesso, la guida non è cambiata. Anzi, forse magari sarà anche peggiorata, ma non lo so. Devastazione assistita, bellissimo. Dai, maledizione. Dai, 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 dai. Wow, due avversari per arrivare primo. Dai, che culo. Stavolta mi andrà benissimo stavolta. Ah, maledetto. Un avversario, quindi deve essere, penso. Adesso, quale cavolo è l'avversario che devo superare? Questo che non lo so, perché questi qua sono tutti quanti doppiati, che possono anche causarti rogne. E sono anche gente abbastanza distrutta più di me. Sono divertiti di più a distruggersi che resto. Adesso chi cavolo è? No, non mi serve, non è lui, ok. Andiamo a caccia di avversario. Primo partecipante. Maledetto. Dai, macchina, curva, porco ca. Che piruette che ha fatto. Era lui allora. Quello blu, il maggiolino blu. No, 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 ti desferei, porco. Ah, grazie mille, mi hai fatto un bel favore. Adesso però devo allontanare la gente, perché sennò. Guarda come sto qua, sto come curva. Adesso non con lui più, ah, fregato, aia. No, 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 no. No, 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 Arila. Un trofeo argento. Uno per arrivare all'argento. Maledizione. Sì, oh, adesso che è tutto strobo, che tutti quanti arrivano di colpo mi superano. Questa storia. Vabbè, a parte ero primo, che cacchio. Però troppo presto, ho fatto troppo lo sborone. La macchina è stata distrutta. Mamma, che culo. Due avversari per arrivare all'argento. Ok. Potrebbe essere fattibile, perché ci sono ancora 9 gare su 12, quindi ancora la possibilità di poter superare la gente, sempre se non distruggo tutto. Guarda che curva perfetta che ho fatto, proprio una figata, maledetto, cadi dalle balle. E due avversari. Mamma. Guarda che robe. Vedo gente intanto semidistrutta. Eccola. Dai, dai, dai. Un avversario, due avversari per arrivare a loro. No, stavolta non devo sbagliare. Ecco, sì, se male la gente non si mette in mezzo ai coglioni. Quindi sei tu. Ah, tu sei. Vieni, vieni, devo andare subito a caccia. Oh, vedo che va già via di culo in poche mosse. Bene, aia, no, 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 al muro. Ok, sono primo da mantenere la prima posizione, altrimenti se faccio una cazzata sono fregato. Ho già gente dietro il sedere, quindi ho paura che mi vengano subito addosso e mi distruggano. Ecco, tipo, ecco, te pareva, l'ho detto io. Devo stare zitto e gareggiare, basta. Allora vedo gente capotata, gente in mezzo alle balle. Io che cerco di andare via di culo senza distruggere la macchina. Cosa impossibile. Gente che ancora sbari. Oh, giusto qua. Ma che. Cioè. Oh, ho vinto. Sì, ho vinto. Primo posto, primo. Perfetto. Punti a manetta. Ok. E punti anche fama. Vinto 200 punti. Quindi capite bene che prima di poter fare tutti questi punti qua per arrivare a 30.000 e prendere questo camion qua, hai voglia, dovrei fare 20.000 sfide. Quindi sono circa 200 ogni gara, penso. Il problema è che in certi casi fare l'oro è impossibile, ad esempio in questa qua su Road Rage è impossibile. Bene, quindi direi di concludere qui questo video, spero vi sia piaciuto. Nella prossima puntata torneremo nella carriera, finiremo le ultime due gare per quanto riguarda la categoria Juniors e poi passeremo nel prossimo video ancora alla categoria successiva. Per quanto riguarda invece queste gare qua, ho in mente un'idea, nel senso che vorrei fare due gare normali della carriera e più una di queste qua a caso per aggiungere un attimino di divertimento alla puntata e anche per, diciamo, rendere il gioco più bello da vedere e soprattutto farvi appassionare. Perché purtroppo vedo che pochi supportano questo gioco qua, ma comunque. Ringrazio chi di voi continua a supportarmi affinché io possa portarvelo almeno una volta a settimana, perché purtroppo ho anche altre cose da fare, quindi non sempre riesco a fare sempre tutto e questa è una cosa che mi dispiace, ma purtroppo non sono molto abile in queste cose. Per quanto riguarda invece i mezzi, sarà duro arrivare a acquistare il camion, perché purtroppo prima di fare questi punti qua ce ne vuole di tempo, ma comunque vedrò di fare qualcosina, ecco. Perché sinceramente mi dispiacerebbe averlo nel mio garage, quel bel bestione, là, sarebbe veramente una figata. Quindi boh, vedremo mano a mano che tempo passa e tipo nei commenti se vi interesserebbe questa idea qua. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, fate i bravi, mi raccomando, supportatemi, lasciate un bel like e iscrivetevi. Ciao!